Ciao ragazzi, benvenuti in Pillole e oggi parliamo di OPAP. Sigla e poi partiamo. La maggior parte delle domande che ricevo su Instagram, sui social, in campo, sono sempre inerenti all'OPAP. Red, ogni quanto devo cambiarlo l'OPAP? Red, ma l'OPAP che c'è nel fucile appena lo compro lo devo cambiare? Red, ma alla fine della partita cosa devo fare con l'OPAP? Andiamo quindi a spiegare che cos'è l'OPAP prima di tutto. L'OPAP è un gommino tondo che sta sopra la vostra canna ed è infilato all'interno della T-OPAP. La T-OPAP è quella cosa fatta a T da cui entrano i pallini da sotto e poi il pistone vi spara fuori, che vi permette di andare a regolare il tiro del vostro fucile. Questo gommino di plastica poi, grazie a una ghiera, può essere regolato, potete dare quindi più o meno OPAP, e vi permetterà quindi di andare a regolare il tiro in modo tale che vada, se date tutto l'OPAP possibile, completamente in su, quindi darete una curva in su al pallino, o se lo aprirete del tutto, quindi darete zero pop, mandare il pallino in basso. So che è un po' complicato, spero che con le immaginine abbiate capito, sostanzialmente però è semplicemente un pezzettino di gomma che va a toccare il pallino quando sta per uscire e gli dà un effetto sostanzialmente. Sapete quando tirate la palla da baseball in un modo, gli date l'effetto che fa tipo boomerang? Ecco, stessa cosa. Ora che abbiamo chiaro che cos'è l'OPAP, andiamo a parlare dei tipi di OPAP. Sostanzialmente, senza entrare nei tecnicismi degli OPAP, vi dico semplicemente che ci sono degli OPAP apposta a seconda della temperatura esterna. Questo cosa significa? Che ci saranno OPAP estivi e OPAP invernali. Qual è la differenza sostanziale tra un OPAP estivo e un OPAP invernale? Beh, che l'OPAP estivo deve essere un pochino più duro perché si scalderà più facilmente e quindi deve rimanere abbastanza solido senza andarsi a sciogliere, tra virgolette, mentre l'OPAP invernale deve essere un pochino più morbido, in modo tale che le plastiche di cui è composto con il freddo non si vadano a stenchizzare, quindi che non permettano il giusto funzionamento di esso. La regola d'oro che utilizzo io è sostanzialmente quando arriva ottobre, quindi sta per arrivare l'inverno, cambio con un OPAP un pochino più morbido, lo utilizzo indicativamente per tutta l'estate. Poi in primavera, ad aprile per esempio, anche un po' prima, cambio nuovamente l'OPAP sui miei fucili e ce ne metto uno invece un pochino più duro perché sta arrivando l'estate. Questa è la regola generale degli OPAP. Ci sono poi, volendo, anche gli OPAP per le mezze stagioni, che quindi hanno delle morbidezze di un determinato tipo che si adattano meglio o peggio a seconda delle mezze stagioni, ma noi non entriamo in ambito perché è un pochino troppo complicato. Inoltre vi do un consiglio personale: quando comprate un fucile nuovo o usato, cambiate sempre l'OPAP, perché gli OPAP che mettono dentro i fucili che sono in vendita normalmente possono stare fermi un tot di tempo e sono OPAP da esposizione sostanzialmente, quindi funzionano, per l'amor di Dio, funzionano anche bene. Se però volete veramente sfruttare al meglio il vostro fucile, vi consiglio di farcelo cambiare. Se siete in inverno mettete l'OPAP morbido, se siete in estate mettete l'OPAP rigido e così siete a posto e siete sicuri che funzioni. Bene, abbiamo quindi capito che cos'è l'OPAP e quale funzione ricopre, quando lo dobbiamo cambiare. Manca una cosa, che è la lezione d'oro che vi do quest'oggi. L'OPAP va azzerato, quindi completamente rilasciato dalla ghiera che lo sta spingendo in basso, alla fine di ogni partita. Questo perché? Pensatela così. La gomma è elastica, la plastica è elastica. Ovviamente l'OPAP è fatto di siliconi vari, cioè una mescola di determinate cose. Io la chiamerò gomma per comodità. La gomma di cui è fatta l'OPAP, se viene tirata e rimane in tensione per troppo tempo, si va a rovinare. Questo fa sì che poi dopo l'OPAP non performi come deve. Quindi, quando finite di giocare, dovete completamente azzerare l'OPAP in modo tale che non sia tenuto spinto giù da niente e la gomma rimanga sostanzialmente libera, così che non si vada a sformare. Altrimenti, se voi tenete l'OPAP chiuso tutto il tempo, si spacca, si sfalda e non vi serve a niente. Anche se costano poco, comunque è una rottura di palle non sfruttare il proprio fucile al meglio. Quindi fine di ogni partita voi andate a rilasciare completamente l'OPAP, lo mettete non in tensione e siete a posto. Bene, pillole finisce qui. Tanto per cambiare doveva essere un video corto, ma ovviamente so già che verrà di 5-6 minuti, però era importante chiarire questi punti. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Noi ci vediamo mercoledì con il nuovo video e stay hungry.